parlato di immigrazione, il collegamento con l'immigrazione ha fatto naufragare invece lo Ius Soli, su quello che cosa dice il governo insomma, ai ragazzi che stanno ancora aspettando questa legge. Che le leggi vanno fatte quando ci sono le condizioni e che stiamo lavorando perché queste condizioni ci siano e siano alla ripresa. E non avremmo fatto un servizio a quei ragazzi se quella legge andando in Parlamento fosse stata bloccata dai numeri. E il servizio a quei ragazzi lo faremo se, come abbiamo fatto su altri provvedimenti, costruiamo le condizioni per l'approvazione. Io ho fatto un'esperienza personale della difficoltà di far passare alcune leggi, quella sul caporalato sicuramente non è stata sempre in discesa, quella sugli ecoreati ha avuto difficoltà, quella il DDL penale problemi. Però è lo sforzo nostro è quello di assicurare le condizioni dell'approvazione, non semplicemente di sventolare un obiettivo, per quanto giusto e da difendere. Vittime del caporalato, molti italiani, le donne soprattutto, ma anche tanti immigrati, meglio aiutarli a casa loro. Ma guardi, in verità il caporalato è stato raccontato in una versione che è parziale. Il caporalato riguarda, come lei diceva, italiani, ma riguarda anche molti cittadini dell'Unione Europea, quindi che non arrivano con i barconi, penso ai bulgari, ai rumeni. E quindi il fenomeno è un fenomeno che va combattuto a prescindere dalla dinamica migratoria. Io sto dicendo anche aiutiamoli a casa loro, dico che aiutarli a casa loro non è la risposta che si può dare come unica, perché aiutare a casa loro impegna del tempo, i processi di cooperazione hanno dei percorsi molto lunghi, tutti probabilmente a casa loro non ci potranno stare perché l'Africa nel 2050 avrà 2 miliardi e 4 di abitanti e l'Europa perderà 100 milioni di abitanti, e quindi diciamo, per il principio dei vasi comunicanti tutti a casa loro non ci rimarranno, e poi a casa loro si possono aiutare dove c'è uno Stato che è un interlocutore. Allora, con la Siria mi sembra complicato fare il processo di cooperazione, o con la Libia in questo momento.